Bene, eccoci anche questa mattina in Piazza Verdi, quarto giorno, se non erro, dei lavori, ultimo giorno della settimana, poi immaginiamo che, speriamo che il sabato la ditta non lavori. Oggi è una giornata piovosa, sta piovendo in questo momento, quindi probabilmente i lavori oggi potrebbero essere sospesi. Vediamo qual è la situazione sul marciapiede, che è stato praticamente del tutto distrutto. Ecco, vedete, gli alberi non sono stati toccati, ma le radici degli aranceti e degli oleandri praticamente sono decisamente affioranti. Ecco, guardate, qui addirittura si vede affiorare una radice dell'albero. Ecco, è molto difficile pensare che questi alberi non abbiano subito, da questo martellamento, da questo scempio di Piazza Verdi, un danno probabilmente irreparabile. Qui è come, questo è come si lavora in questa piazza, senza un progetto, perché di fatto i lavori sono ripresi senza un progetto, e nella totale incertezza, perché non si sa se poi verrà sbloccata, e ci auguriamo che nessuno lo sappia, la parte centrale della piazza e si possa procedere con il progetto Vannetti-Buren. Ieri si è verificato un episodio alquanto spiacevole. Ora passiamo dall'altra parte della piazza e vi raccontiamo quello che molti già sanno, se hanno seguito appunto il reportage di ieri pomeriggio. Ecco, siamo passati appunto dall'altro lato. È successo che hanno tentato di trivellare esattamente qui, quindi a pochissimi metri di distanza da uno dei 10 pini che sono protetti, come sapete, perché è in corso un'istruttoria da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Evidentemente qui ci sono le radici del pino, loro hanno tentato di bucare esattamente a pochi metri dalle radici, nel punto che vi sto ora inquadrando. Un episodio gravissimo, non sono riusciti naturalmente nel loro intento. Ecco, il punto rimane proprio vicino al cassone. La scusa è che volevano mettere gli scarichi dell'ufficio. Sapete bene che ci sono i buci chimici e quindi gli scarichi non sono assolutamente necessari, e in ogni caso non potete bucare laddove nella fascia centrale della piazza appunto esiste la protezione dei beni culturali della sovrintendenza, perché le piante arboree, cioè i 10 pini e anche tutto il resto che sussiste sulle aiuole, sono oggetto di istruttoria. Sono intervenuti i cittadini, quelli del comitato per Piazza Verdi e anche naturalmente delle leghe ambientaliste, delle associazioni ambientaliste. Sono stati identificati dalla Digos, che celermente hanno preso i loro nomi e i loro numeri di telefono, ma questo non è un problema, perché noi siamo disposti anche ad autodenunciarci se la cosa potesse essere utile. Non credo, credo che i nostri nomi siano ormai ben noti alla Digos, ci mancherebbe, però devono raccogliere anche ovviamente le nostre dichiarazioni, e abbiamo molte cose da raccontare su questo cantiere, molte cose sulle quali la magistratura deve indagare se ancora non lo ha fatto, e se una nostra denuncia può servire appunto a denunciare a nostra volta tutte quelle che sono le irregolarità, l'abusività di questo cantiere, le peculiarità del cantiere stesso e tutta la vicenda di Piazza Verdi, che parte ovviamente dal inserire una piazza che è degradata, non è in un pacchetto di finanziamenti europei per zone degradate. Noi siamo ben contenti di poter darvi la nostra testimonianza, sulla quale poi la magistratura, ci auguriamo, vorrà svolgere le opportune indagini. Per questa mattina è tutto.